Signori, nuovo Memory of Chaos, vi propongo un clear sfrizzicarello con la neo arrivata Sparkle abbinata a Misha. Tiriamo fuori i 4 stelle che nessuno considera e tenendo in alto il nostro scopettone da bidello, sgominiamo Aventurino Boss. Sigla. Procediamo con questo mock, nonostante l'abbia già fatto ieri in live, rifaccio una panoramica veloce più o meno di quello che penso del mock, dell'effetto, delle strategie, eccetera. Allora, The Big Sleep. Dopo ogni attacco lanciato da un alleato, non importa che sia nel turno dell'alleato o fuori, ottenete un livello di Memory Imprint. Ogni livello ci dà danni in più, infliggiamo danni in più ai nemici. Quando arriviamo a 6 volte, il Memory Imprint esplode, facciamo danno ad area ai nemici in campo sulla base dei loro HP, quindi è un danno molto grosso sui boss, e poi possiamo ricominciare ad accumulare i livelli dal ciclo dopo. Quindi possiamo raggiungere un massimo di 6 livelli a ciclo. Effetto che strizza tantissimo l'occhio ai personaggi che fanno follow up, ma non solo. In generale anche ai personaggi veloci, che agiscono tanto, come i DOT, che andrò a sfruttare nel clear di oggi. È una meccanica secondo me molto abbordabile che ci permette di sperimentare un pochino di più rispetto magari agli ultimi contenuti endgame che abbiamo visto. Nella prima parte c'è Kafka Boss, ci sono anche i nuovi lupi dello Janzo che sinceramente non sono così temibili. Attenzione a Kafka perché debuffa, quindi dovete proteggervi soprattutto dal suo possedimento, da quando vi tira i fili e il vostro personaggio rimbambisce e inizia a picchiare gli alleati. Mettete personaggi che curano dai debuff o che prevengono i debuff, state molto attenti, e per il resto usate gli elementi in questione, gli elementi a cui sono deboli i nemici, e sfracassateli. Nella seconda parte c'è una prima wave di riscaldamento e poi c'è Boss Aventurin. Boss Aventurin è rognoso, attenzione alla sua meccanica, cercate di vincere i garini con i dadi. Vi servirà un pelo di fortuna, vi auguro buona fortuna, e di nuovo attenzione agli elementi e cercate di andare a debolezza o ancora di utilizzare personaggi come Bootle e Firefly che la debolezza la impongono. Io non utilizzerò i team che state vedendo adesso perché questi li ho usati ieri e oggi voglio fare una piccola modifica al team sotto perché Jingyuan se ne può andare, tanto oramai ve l'ho mostrato in 1800 clear ragazzi, lo sapete che Jingyuan spacca, poi figuratevi adesso con Sparkle vola nell'iperspazio. Al posto di Jingyuan ci mettiamo Misha e vi faccio vedere come il clear è possibile anche così. Quindi prima parte Dot Parade, vi faccio vedere in azione la nuova build di Kafka e Black Swan, e seconda parte Misha Parade. Build, mi tocca farvele rivedere. Kafka, buildata speedy, con Good Night and Sleep Well, bello il lag. Trace, Relic Quest, Body Attacco, Scarpe Speed, Palla Lightning, Catena Attacco, C0. Black Swan, nuova build, con questo nuovo gioiellino qua, che è una gran bomba di Lightcon, veramente un grandissimo acquisto, e ringrazio voi perché non l'avrei presa. L'ho presa perché per l'appunto mi sono stati fatti notare dei calcoli in live sul fatto che sarebbe stata ottima per Black Swan e allo stesso tempo versatile e giocabile anche su altri personaggi, e avevate ragione. Trace, Relic, Body Attacco, Scarpe Speed, Palla Attacco, Catena Attacco. Imbibitor lo gioco dopo ragazzi perché non riesco a sdoppiare Sparkle. Dopo vi faccio vedere anche il clear con Imbibitor. Purtroppo i ragazzi di YouTube non so se lo vedranno, il clear con Imbibitor. Ed è per questo, miei cari youtubini, che dovete venirmi a seguire anche sul sito Viola. Quest'anno voglio iniziare un po' a usare la parola, tanto chi se ne frega dell'algoritmo. Twitch! Venite a seguirmi anche su Twitch, ok? Perché ci sono un sacco di contenuti inediti per YouTube. Poi, Ruan Mei, lei ha la solita build con la sua Lightcon, che in questo team è molto forte. Questo skill point in più in questo team specifico fa una grossa differenza. Trace queste, Relic queste, Body in difesa, Scarpe in speed, Palla in HP, Catena in energy regeneration, Eidolon è 0 e concludiamo con wow. Con la sua Lightcon fortissima incredibile, le sue Trace fortissime incredibili, le sue Relic fortissime incredibili, Body in outgoing healing, Scarpe in speed, Palla in HP, Catena in energy regeneration e 0. Poi team 2, Tingyun, nuova build per star dietro a Sparkle, o meglio per stare davanti
a Sparkle, perché Ting Yun deve essere leggermente più veloce di Sparkle nei team in cui le gioco insieme. Dance Dance Dance, perché io voglio giocare, ho bisogno di turni. Queste sono le Trace, Relic queste, attacco, speed, difesa, energy regeneration, ha abbastanza effect rest per attivare il kill, 33,3 e 6. Poi Misha ragazzi continua a farmi soffrire, perché purtroppo non ha ancora una light con come dico io. Io su Misha vorrei una light con che gli dia crit rate, c'è solo quella di Imbibitor che però non mi fa volare. Su Misha sto ancora aspettando un nuovo 5 stelle Destruction che abbia la light con giusta da mettere sul mio bimbo. Trace maxate, a parte l'attacco base che tanto non useremo mai. Relic 2 per attacco, 2 per ghiaccio. Crit damage, speed, ice damage, attacco. E 6. Che bello il mio Misha è 6. Tra l'altro forse è la prima volta che ve lo faccio vedere 6. Accompagnato da Aventurin e non da Fushuan per sfruttare la meccanica di questo Memory of Chaos. Aventurin con la solita lightcon gratuita. Questa è la lightcon che si prende nello shop del Pure Fiction. Trace queste, Relic queste, crit damage, difesa, difesa e difesa, e zero, e infine la nuova arrivata, Sparkle ragazzi, è Rainbow, già ve lo dico, è difficile arrivare ad avere tutta questa speed, io mi trovo molto bene con questa build e mi ci sto divertendo tantissimo. Arma di Bronya, perché adesso Sparkle ha preso il posto di Bronya in tutte le formazioni in cui prima provavo a giocare Bronya, spoiler, senza successo, e questa lightcon secondo me è molto adatta allo stile di gioco di Sparkle. Bello anche il fatto che buffi l'alleato dopo, bella l'energy regeneration, bella lightcon, Trace queste, già tutta bella maxatina. Relic, Rainbow più i 2x del Calpagni per la speed in più, crit damage, speed, lightning damage, la palla a caso, tanto Sparkle non deve fare danno, però mi piacevano le substat. Catena energy regeneration e Eidolon e zero. Mi dispiace non essere arrivata a 200% di crit damage, peccato. Ci voleva una spintina in più sui roll, sono comunque contenta così. Ora procediamo e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Spoiler, la difficoltà sarà nella seconda parte, perché l'RNG deve un attimo venirci incontro. Speriamo che lo faccia. Andiamo con tutte le nostre tecniche, ribadisco che quando i personaggi usano le tecniche in fila io sono felice. Perdonate il lag ragazzi, aspettate che magari chiudo qualche finestra e vediamo se migliora. Non picchiatemi! Non picchiatemi! Bon, chiuse tutte le finestre, let's go. Allora, pugnazzo qua e andiamo subito di Ultimate di Ruin Mei. Lui c'ha le malattie addosso. Volete sapere come si giocano i DOT? Parlo a chi magari è capitato su questo video ed è ancora indeciso su chi pullare nella 2.5. Spargete le malattie. Cercate di avere il Dotter che accompagna Kafka, sempre più veloce di Kafka. E poi usate la skill di Kafka. Mi fa piacere avere tutto questo lag. Dico davvero, Starry. Mi fa molto piacere. Dicevo, e poi usate Kafka per attivare le malattie. Ricordo che la cosa potente di Kafka è che lei vi permette di infliggere danni DOT anche quando è il suo turno e non necessariamente quello dei nemici. Ed è un vantaggio notevole. Lui prova ad alzarsi ma non ce la fa, c'ha le ginocchia deboli. Tispi attacco. Tismandruppio. Let's go. Go. Ciao. Aia. Aia. La ulti di Kafka ovviamente la tengo per il prossimo stage. E svieni. Ok. Così, into così. Allora, WoW è settata. Mi raccomando, se giocate WoW, settate la sua cura prima che inizi la fase di Kafka, perché adesso lei vi farà la possessione e voi vi curerete immediatamente dalla possessione. In questo modo.
Cioè, vi prende, tocca a voi e vi curate. Fortissima WoW contro Kafka. È proprio diretta counter. Abbiamo ancora un turno. Boom. Go. Lui lo targetto meno, perché l'obiettivo è targettare Kafka, perché non riesco a breakarla agilmente, perché ho solo Black Swan e vabbè, e WoW che la breakano, non Kafka. Vi invito anche a notare quanto cacchio è potente la Lightcon di WoW mentre sto giocando. Vedete tutte quelle curette che partono ogni volta che tiro la ultimate? È la Lightcon di WoW. Guarda, resettati, dammi lo skill point. Every petal all will be swept away by the wind. Aspetto a tirare Kafka, faccio così e adesso tiro Kafka. Spargiamo un po' di malattia prima. Dovrei riuscire a farcela in 27 cicli. Scusate. Brava Kafka, brava. Meno brava. Pemma. Lui è svenuto. Adesso buttiamo giù lei. Sì, ce la facciamo. Sono riuscita una volta addirittura a farcela in 28. Però con proprio delle rotazioni perfette e i nemici che attaccavano nel posto giusto. Sono un bel po' di malattie, Kafka cara. E il bello è che te le prendi ancora. Vabbè. Fatti ammazzare da Kafka. Kafka Inception. Boom. Adoro vedere i dot che mi girano così. Sono molto felice di ciò. Allora, Aventurin. Qui sarà un po' più difficile, ragazzi. Ci serve un pelino di fortuna in più. E già la fortuna la prendiamo con sto rollino di Aventurino. Secondo te con Ulei che attacca tante volte i dot funzioneranno meglio? Secondo me sì, e poi c'è anche un altro discorso, ragazzi. Un minimo devono aiutarli i dot adesso che è uscito Zhao Shou. Cioè, secondo me un po' di contenuti per loro adesso torneranno. Ulei potrebbe essere un boss effettivamente molto adatto ai dot. Adesso vi faccio vedere che quando picchia Misha va a 2. Anzi, a 3? No. Ah, un attimo, datemi un attimo. Perché ci sono un po'... Ok, a 2. È vero, perché dovete attaccare, quindi Sparkle non conta. No, il Red Herring è di Sparkle. Niente, allora, il Memory Imprint, che adesso è a 2. Vedete quella specie di spirale? Lasciate perdere Sparkle, maledetta che mi confondi. Guardate l'Imprint. L'Imprint è a 2. Quando arriva a 6 parte il botto. Infatti in questo caso... Picchio. Incredibile, hanno picchiato dove dovevano. No, questo non è picchiare dove dovevi. Aventurin! Grazie per l'aiuto. Siamo a 4, mancano 2 botte. Tingyun deve picchiare. Ora Misha andrà a 6. E parte il botto. È così che si capisce. Let's go. Doppio let's go. Aventurin è fortissimo per la meccanica perché vi regala un sacco di colpi in più. Il problema è il congelamento di Misha, che in questa situazione non ti aiuta. Lo so che è paradossale. Allora, siamo a 2, 3, 4. Devo picchiare con Aventurin. Devo rinunciare qua e là agli scudi di Aventurino, purtroppo. Ah, Misha mena, ragazzi, ribadisco. Mena e non ha ancora la build perfetta, Tra l'altro, lui purtroppo non posso nemmeno farmare il nuovo set, il Cavalry, perché quello lì è su follow-up e ultimate, ma Misha non gioca di follow-up. Botto. Aventurin. Non credo che riusciremo a killare. Ma io ci credo. Non ce la facciamo, raga. Misha!
No, vabbè, ma io mi emoziono a vedere queste cose. Ma che chi l'ha preso? Misha! My God! Che sberla! Che sberla che ha tirato! Bravo! Ecco, Sparkle, i danni sono aumentati, eh. Ok, non sei congelato. Si vede che sto tirando meno scudi con Avengers. Siamo a due. Io qui vorrei scudare. Posso? Secondo me mi posso permettere di scudare solo quando fa le cose con i dadi. Due. Tingyun skill. No, devo fare picchio normale. Perché qui la mossa è questa. È sempre questa. Ecco, un boss come Aventurin che mi paga il fatto di sapere le sue meccaniche e di giocarci bene intorno, mi sta simpatico. Peccato non avere Sparkle qua. Ecco, il lato positivo è che sui nemici congelati Misha fa più danno. Abbiamo perso un botto, purtroppo. Hai vinto tu, bro. Grazie per questa. Siamo già a due. Facciamo così. Mte, per recuperare l'energia di Tingyun e andare più veloce. Perché tanto con Sparkle ho tutti gli skill point che voglio. E quindi continuo a skillare per continuare a darle energia. Ovviamente devo stare attenta però alla meccanica. Questo è Aventurin garantito. Vado a prendere Misha. Una. Mega burst in testa. Bravo Misha. Che bei dannetti. Allora, il botto l'abbiamo già fatto. Quindi qui si rimette scudo. Si rimette scudo? 2, 1, 0. No. No, perché faccio così. Qui sarà difficile bottare. Questa è molto buona, Misha. Quattro. Si attiva Venturin, poi va Misha. Qui devo rallentare, ragazzi, perché devo vedere. Lui si deve riprendere, mi deve attivare le stack di Venturin. Vediamo. Perché poi devo attivare Misha. 9. Ah, però così Misha non si attiva più. Peccato. Devo ucciderlo prima del botto, così il botto va nella prossima fase. Sono a due, sono ancora indietro. Che brutto danno, Misha. 4. Se do una botta, poi Tingyun fa botto. Wow! Tingyun va a fare botto. Va bene anche così. Questo non mi fa impazzire, ma questo sì. Questo sì, questo è stato huge. Su Sparkle, Dance Dance Dance, secondo me è molto carina. Io la sto giocando. No, ho sbagliato. Sempre prima Sparkle, ragazzi. Io ho sbagliato. Dovevo fare prima Spark. Non fate come me, non sbagliate. We
Allora, lui si scongela e agisce dopo Aventurin. Quindi io devo picchiare con Tingyun qua. Però è un rischio. Qui picchio con Aventurin. Ah no, sì, faccio botto. Ok. Buono. Buono. Buonissimo, posso attivare Aventurin. Allora, tu skilla Misha, così recuperi la ultima. Tu vai. Bravo, Misha. Tu vai. Tu skilli. E nel caso in cui Tingyun venga bloccata, tiro già questa su Misha. Farà male. O lo scudo grosso, farà male lo stesso. Guardate sparti, poverina. Si è presa dei ciucconi, Sparkle. Allora, qui, attacco normale. Skill. Faccio una cosa un po' stortina, ma la faccio. Siamo a 3. Skill. Bomb. E bomb. Or maybe I'll take it off. Vado aggro. Perfetto, abbiamo già usato il congelamento. Facciamo così. In teoria Sparkle non muore. Mamma mia che clutch. Sempre skill. Siamo a 1, quindi posso anche fare picchio normale. Vediamo se vinco. Mai nella vita. Sparkle, è it's time to sculare. No! Sparkle, tienila! Bravo, Sparkle! Ui! Abbiamo vinto, raga. Dovremmo aver vinto. Anche perché adesso faccio così. Sparkle. Shanta Sparkle. Meno che non ci rimbambiamo. Mamma mia, Misha, sei un Chad. Chad Misha, ragazzi. Che clear. Che clear. Bisogna studiarselo, Venturin. Bisogna avere un attimo, diciamo, capire come funzionano le cose, le robe, ma Misha, a me mi emoziona vedere il 4 stelle che spara 200.000 danni, ribadisco, senza la light con giusta, perché sto personaggio sta giocando una light con che assolutamente non va bene su di lui, cioè è carina, gli dà attacco, ma ci vuole più rate, anche perché il damage Misha comunque ce l'ha alto, Sparkle lo aiuta, c'ha il talento che gli dà danno più sui nemici congelati, bravo Misha, bravo, ecco, vedete, a me, quando i miei preferiti... Misha su Shang, quando c'hanno la debolezza, la situazione giusta, quando mi fanno sti clear qua, io sono contenta, ragazzi, io sono contenta, io volo. E Sparkle è veramente un personaggio che nel mio account sta bene. Badate bene alla differenza, eh? Non un personaggio che tutti dovrebbero avere, è un personaggio che nel mio account sta benissimo, perché valorizza molto i personaggi che mi piace giocare. Quindi grazie per essere arrivata, grazie. E niente, bel clear, piango, perché purtroppo se voi vedete il primo clear che ho fatto, quindi se mi vedete tra gli amici, vedete il clear con Jingyuan, sarebbe stato molto più bello condividere il clear per Misha. Immaginatevi, tipo, i content creator americani che guardano i clear del mondo e vedono, ma c'è una tizia che l'ha fatto con Misha, credo di essere una delle poche ancora a giocare Misha, forse una delle poche che l'ha mai giocato. Però sì, molto 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 contenta, Sparkle molto forte, mi piace, Aventurin è un cannone senza senso. Brave anche le signorine Dot. Era da un bel po' che non ero così soddisfatta di un clear su Star Rail. Bello, mi è piaciuto. Sono contenta. Salutino per i carissimi che ci vedranno in differita su YouTube, perché questo clear su YouTube ci finisce. Il mio carissimo Misha del cuore su YouTube ci finisce sempre e comunque.
vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Buona fortuna a voi per le vocazioni, per i clear, insomma, per la vostra esperienza su Star Rail. Vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao! Attenzione agli inservienti, che potrebbero farvi male.